Salve a tutti, allora mi trovo a casa e voglio fare dei bei bignè con la crema che mio padre me li ha chiesti e allora per regalo glieli voglio fare. Quindi andiamo a fare 200 grammi di pasta choux di bignè, quindi sono 200 acqua, tanto lo sapete perché ha seguito il corso, ormai queste cose le sa fare benissimo, 200 acqua, 200 burro, un pizzico di sale, 200 farina e 4 o 5 uova, vediamo dopo quante ce ne vanno. Adesso, come ripeto, la bignè o pasta choux è un dolce a doppia cottura perché va cotta prima sul fornello, prima sul fuoco e poi al forno. Anzi, intanto accendo il forno, il nuovo forno, che lo metterò a 170, ventilato sotto e sopra, così intanto. E per la bignè serviranno sui 20 minuti, adesso mentre preparo si riscalda, poi dopo impostiamo il tempo. Andiamo sul fornello. Allora, sul fornello e aspettiamo che l'acqua bolle e ovviamente il burro si sciolga tutto. Ecco che sta bollendo, quindi andiamo ad abbassare il fornello e mettiamo la farina. Quindi è tutto pari peso, no? 200 acqua, 200 burro e 200 farina doppio zero e un pizzico di sale. Adesso la giriamo fino a che il composto non si stacca dalle pareti. Questo, come già ho detto negli altri video, si chiama polentino, perché effettivamente sembra tipo polenta. Facciamo sciogliere tutto. Ecco, vedete come si stacca bene dalle pareti? Ecco, questo è pronto. Spegniamo il fuoco e andiamo a inserire le uova. Allora, la metto su un canavaccio perché ovviamente è bollente. Allora, mai far freddare il polentino, altrimenti esce fuori la parte grassa e la bignè non verrà più. Adesso, due uova a volta, anzi prima iniziamo con due, poi una, e andiamo a girare. La pasta choux, la pasta bignè, è ottima anche per i salati, non è che va farcita solo con la crema o creme dolci, può essere farcita anche con creme salate, perché il bignè si presta essendo un sapore neutro. Vedete, è dura ancora, quindi mettiamo un altro uovo, così vediamo se ce ne vanno 4 o 5. Perché poi, come ripeto sempre, questo era un uovo con due rossi. Le uova andrebbero sempre pesate, perché non sono mai di misura uguale. Di solito sono sui 55 grammi le uova. Però se noi prendiamo quelle più grandi, ovviamente ce ne vanno di meno. Ancora dura. Un altro ci va di uovo. Poi un'altra cosa importante per la pasta choux, per la bignè, quando l'andiamo a girare come sto facendo io, il recipiente deve essere abbastanza capiente, perché se è troppo stretto
non si amalgama bene e quando va in forno la bignè non verrà bene. Invece uno deve essere comodo. Ho messo ancora un altro uovo, quindi alla fine ci sono andate 6 uova. Quindi ripeto, 200 acqua, 200 burro, 200 farina, pizzico di sale e 6 uova. Ecco qui, questa è la consistenza. Adesso prendiamo la teglia, mettiamo carta forno, prendiamo il sac à poche, le voglio fare con il beccuccio frisato per cambiare un po', tipo di San Giuseppe al forno. Altrimenti la bignè va fatta con il beccuccio liscio. Dato che sono per mio padre, mi sbizzarrisco un po'. Allora, facciamo un bignè di media grandezza, eh? Allora, io ho scelto di cuocerlo, che poi è la prima volta che cuocio con questo forno, ventilato sotto e sopra, perché per la bignè è meglio la cottura ventilata. Così è la prova del forno e vediamo come li vuoto. Ecco qua, 2, 4, 5, 10. Sono venuti 20 bignè di media grandezza. Andiamo a infornare nel mezzo. Allora, importantissimo per la bignè. Ci vuole la valvola aperta che hanno i forni professionali, ovviamente quelli di casa non ce l'hanno. Prendiamo un pezzetto di carta argentata e lo mettiamo qui allo sportello, vedete che rimane leggermente, ma proprio leggermente aperto, roba di un paio di millimetri, non di più. Così esce tutto il vapore, altrimenti il bignè tenderà a schiacciarsi. Il tempo lo mettiamo a 20 minuti, poi se ha bisogno di qualche minuto in più lo vediamo. Adesso andiamo a fare la crema. Facciamo mezzo litro di crema. Sempre ripeto, per chi ha seguito tutti i video del corso, la saprà fare benissimo. Quindi mettiamo il latte. Quindi la ricetta è 1 litro di latte, 300 g di zucchero, 110 farina e 6 tuorli. Quindi noi sto facendo mezzo litro. Servirà mezzo di latte e 150 grammi di zucchero, che di questi 150 metà lo mettiamo nel latte che andrà sul fuoco a bollire e con metà ci faremo il pastello con lo zucchero e 55 farina. Sul fuoco fino a ebollizione. Adesso lo zucchero e farina li giriamo insieme e quando sarà bollente il latte ne metteremo un pochino qui per fare
il pastello che vi farò vedere. Questo deve essere amalgamato bene, eh? Adesso che il latte è molto molto caldo, un pochino lo vado a mettere nello zucchero e farina per fare il pastello. Non di più, non deve essere lento lento, eh. Farlo bello liscio, eh. Questa è la consistenza. Adesso ci mettiamo i tuorli. Mettiamo i tuorli. Ovviamente nel latte andrebbe in infusione su mezzo litro, mezza bacchetta di vaniglia. Adesso aspettiamo che bolle il latte. Allora, perché si fa il pastello con il latte bollente? Perché se noi lo facciamo con latte freddo, dopo quando lo versiamo nel latte si raffredderà troppo e ci mette troppo a bollire e quindi ci sarà molto più facile che poi la crema si attacca. Invece così, essendo caldo questo, essendo bollente il latte, ci metterà pochissimo a bollire e riduciamo la possibilità di far attaccare la crema. Nel frattempo i bignè si stanno cuocendo, gli ho dato altri 5 minuti, ma penso che una mezz'oretta ci vorrà tranquillamente, perché io nel forno professionale quando li cuocio ci vogliono 20 minuti. E poi, come ripeto sempre, ogni forno è a sé. Comunque, per la cottura con questo forno dopo vi darò proprio il tempo preciso. Il latte sta bollendo, ho abbassato il gas e mettiamo il pastello. Tirando ai lati, perché ai lati è più pericoloso che la crema si attacca. Facciamo alzare appena il bollore, la togliamo e la mettiamo a raffreddare, eh. Vedete? Basta, la crema è pronta. Adesso la mettiamo a raffreddare in acqua fredda. I nostri bignè usciti dal forno. Adesso li facciamo freddare e poi li riempiamo. Beh, per essere un fornetto da casa, diciamo che cuoce molto bene, eh? Dopo, per chi volesse, metto il link sotto. Dopo li riempiamo con la crema. Vedete, anche sotto una cottura buona. Andiamo a farcire i bignè. Siamo proprio che a mio padre gli piacciono proprio strapieni. Un altro si scappa. Adesso una spolveratina
il zucchero a velo. Da solito. Apriamone uno. E questo è un ottimo bignè alla crema. Riprendiamo anche qua. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.